Alessia, perché ridi? Guarda, niente, che la nostra è una rubrica seria, eh? Ma no, non può essere solo seria. Certo, cioè, anche un facciamo po' un sondaggio su Instagram. Allora, pubblico, lanciamo un sondaggio su Instagram. Alessia Arcieri deve ridere o deve stare in silenzio? Ah no, io pensavo che il sondaggio fosse aperitivo con l'ospite. È una rubrica seria o è un momento divertente? Beh, perché non può un essere mix. Entrambe le cose. Esatto, un mix. Comunque, bentornati! Benvenuti, bentornati! Allora, il nostro aperitivo con l'ospite continua e anche oggi abbiamo una graditissima visita. Insieme con me e Alessia abbiamo una grande giornalista, inviata di guerra. Il suo profilo, no, Wikipedia, non so se si chiama profilo, comunque c'è una pagina di Wikipedia che è in inglese, quindi andiamo in giro per il mondo oggi. È con noi Francesca Borri. Abbiamo un applauso. Finto, ma l'abbiamo. Non si sente. Eccolo qua, adesso sì. E beh, d'altronde siamo, il pubblico è tutto al di là della telecamera, quindi arriverà l'applauso, ma un po' indifferita. Benvenuta. Benvenuta. Ciao. Allora, da dove vieni e soprattutto perché sei passata dalle nostre parti? Ora arrivo da Alzano, sono stata adottata da Alzano e Nembro, sono arrivata qui credo come altre migliaia di giornalisti nell'ultimo anno per raccontare questo Covid che ha travolto un po' tutti, e Alzano e Nembro più di altri. E ormai sono un po' di casa, perché sono arrivata qui il 7 marzo, quindi poche ore prima del primo lockdown. E sono ripartita dopo oltre due mesi, a metà maggio, e sono anche molto molto legata onestamente ad Alzano e Nembro, perché sono stati mesi di solitudine in cui secondo me insomma il Covid vissuto qui è stata una cosa completamente diversa dal Covid vissuto altrove, anche molto molto difficile da raccontare, nel senso perché non ci credeva nessuno. E quindi forse per questo sono rimasta così, così legata, nel senso qualcosa che abbiamo vissuto tutti insieme. E quindi qui, quando sono qui, uso molto la prima persona plurale. Quindi sono tornata a casa. Sei parte del nostro assolutamente territorio. Ufficialmente adottata. Quindi tu sei stata a lungo durante la primavera del 2020. E che cosa hai raccontato di quei mesi soprattutto? Dov'è caduta la tua attenzione? Sono una corrispondente di guerra, quindi insomma all'inizio era molto un lavoro per me molto molto tradizionale, e tra l'altro mi sono accorta con sconcerto che la mia vita non era molto cambiata rispetto diciamo a quella di prima, nel senso che sostanzialmente sono sempre in lockdown, ho sempre un coprifuoco, e i miei rapporti sono sempre a distanza, e quindi insomma sono sempre telefonate Skype o cose di questo tipo. È un lavoro molto tradizionale, nel senso che all'inizio no, le ambulanze, la Croce Rossa, le terapie intensive, eccetera. Poi è iniziato un po' più il lavoro di inchiesta, capire insomma cosa non aveva funzionato, più che altro per evitare no, che si ripetesse, che è esattamente poi quello che è avvenuto, che si è ripetuto tutto e si ripeterà ancora. Speriamo di no. E quindi diciamo ora sono qui un anno dopo a raccontare esattamente quello che raccontavo un anno fa. Non è cambiato niente, che è un po' la cosa che onestamente qui è sempre un po', siamo sempre stati sei mesi avanti agli altri, no? Prima eravamo sei mesi rispetto al resto del mondo, ma anche rispetto al resto d'Italia. Qui le cose sono accadute prima, e ora in un certo senso, per fortuna, no, un po' magari gli anticorpi sono un po' più diffusi, probabilmente si sta anche più attenti, insomma in un modo o nell'altro qui i numeri sono migliori,
che altrove, quindi è già un po' come iniziare a vedere il dopo, no? Mm-hmm. E questa è la ragione per cui mi incuriosiva molto tornare, come sarà la vita dopo, qui si inizia a intravedere. E in questi giorni è stato molto molto curioso, perché uno pensa che dopo una crisi così forte, dopo tutto quello che è successo, una crisi è anche un po' un'opportunità, no? Quindi forse ognuno di noi aveva delle aspettative da questa crisi, ne usciremo migliori, ne usciremo... Invece qui ne siamo usciti, ne stiamo uscendo uguali a prima. No, speriamo di no. Sai che questa domanda, ne usciremo migliori, è stata una delle domande che durante la scorsa estate ci ha coinvolto molto. Sì. Abbiamo inventato un festival, una rassegna culturale che si chiamava proprio così. Migliori di così. Il Festival delle Rinascite, volevamo interrogarci esattamente su questo fattore. Ma passata tutta questo terremoto, questo tsunami, ne usciremo migliori o peggiori? O uguali. Chi lo sa, stiamo cercando ancora una risposta. Senti chi parla, la nostra piccola esperienza simile radiofonica è però un po' figlia anche di questo tempo travagliato, perché i giovani hanno avuto voglia di riscatto e di reagire e di raccontare delle cose un po' diverse e un po' di senso, credo lo si possa dire. Posso farti questa domanda? Tu hai già accennato al fatto che sei una reporter di guerra, una giornalista che ha visto il fronte, no, di tante situazioni che poi proviamo anche a raccontare. Trovi pertinente il paragone, la similitudine tra il Covid, l'emergenza Covid, la pandemia e gli scenari di guerra? All'inizio ti avrei detto, e ho detto, perché questa è una domanda che mi è stata chiesta tante volte, all'inizio ti avrei detto no, nel senso che a un certo punto, io sono soprattutto veterana di Siria, è stata la mia prima guerra, quindi anche quella che mi ha segnato di più, a un certo punto ad Aleppo avevamo bombardamenti notte e giorno, poi avevamo i jihadisti intorno e avevamo non un'epidemia ma tre, e naturalmente nessun ospedale, niente acqua, niente medici, quindi all'inizio ti avrei detto no. Poi però invece la mia risposta ha iniziato a virare un po' più verso il sì, nel senso che una cosa sicuramente molto più feroce che in guerra è questa cosa della distanza, no? Nel senso che in guerra hai probabilmente anche più morti, però come dire, quando bombardano e quindi tutti i sopravvissuti vanno verso, diciamo, la zona bombardata per provare a salvare chi è salvabile o comunque insomma verso i feriti, non c'è la distanza che invece c'è, no, con i malati di Covid, tra i familiari, anche quando io arrivi a bordo delle ambulanze della Croce Rossa e entri nelle case, no, e c'è il malato in una stanza e i familiari a distanza, quella distanza, quella è una cosa più dura della guerra, perché come dire, in un bombardamento tu puoi correre, arrivare, toccare, no, e quindi anche se non è niente, non c'è più niente da fare, però tu hai dentro di te, no, ti resta questa cosa che tu hai tentato il possibile, sei andato, qui invece no, resti, no, a un metro di distanza, a due metri di distanza, hai quest'idea che questa è sicuramente una cosa più dura che in guerra. Però poi al fondo forse la cosa in comune, ma questa è una cosa proprio di qui, di Alzano e Nembro, la solitudine che hai in guerra, cioè la solitudine di quei due mesi e mezzo ad Alzano e Nembro e anche la solitudine di adesso, un anno dopo, in cui, no, tutti i giornalisti tornano un po' per raccontare questa specie di set televisivo che sono diventati Alzano e Nembro, in cui ognuno è un personaggio, ognuno ha una storia, no? Però poi i problemi di fondo, i medici che non ci sono, restano sempre... Uno racconta a tutti i giornalisti del mondo, ma non cambia niente. Cioè l'impatto, no, di queste storie raccontate poi è zero, quasi. Ecco, questa solitudine qui, come se il sacrificio, no, di Alzano, Nembro, della Val Seriana, della Bergamasca sia stato inutile, questa solitudine qui mi ha proprio ricordato la Siria. Abbiamo anche un video, o meglio, un audio da farti sentire. Sulla Siria. Che parliamo di Siria. Giusto che l'hai citata, noi siamo andati a documentarci un po' e abbiamo trovato questo breve clip che ricostruisce l'inizio
della tragedia siriana. Tutto è iniziato il 15 marzo del 2011. La cornice era quella delle primavere arabe che stavano travolgendo lo scenario socio-politico dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Anche la Siria, come le nazioni vicine, ha dato voce al dissenso verso le istituzioni politiche che serpeggiava in parte dell'opinione pubblica. Dalle manifestazioni in piazza si è passati nell'arco di pochi mesi ad una vera e propria guerra civile che ormai da 2 anni e mezzo vede contrapporsi le forze governative del regime del presidente Bashar al-Assad e quelle dell'opposizione, che nel tempo hanno cambiato volto articolandosi in varie frange anche molto distanti tra loro. Eccolo qua. Questo è un documento di un giornale di ormai un bel po' di tempo fa. Era del 2013. Però sarebbe... la guerra è tuttora in corso. Quindi cos'è successo in Siria? Sì, è in corso e... ed è difficile, anche amaro, pensare che è necessario dirlo, nel senso che probabilmente molti non hanno più neppure idea, no? Ma la guerra sarà finita, continua, nessuno sa niente della Siria. E, ti direi che è cambiato tutto, ma non fosse altro perché ora hai più siriani fuori dalla Siria che dentro la Siria, sono andati via tutti, è rimasto sostanzialmente solo Assad insieme ai morti. E, secondo i calcoli dell'ONU, no, per la stima dei danni, saranno necessari circa 1800 anni per ricostruire il paese, proprio solo i danni materiali, ai ritmi, diciamo, di adesso. Quindi, insomma, è letteralmente tutto in macerie. Però al fondo ti direi anche, nonostante sia cambiato tutto, nel senso che poi la Siria si è trascinata con sé, insomma, tutto il Medio Oriente, e questa guerra che è diventata la Siria, in cui ognuno ha diciamo dietro di sé potenze straniere, quindi la Russia, la Turchia, gli Stati Uniti, l'Iran, il Libano, Al-Qaeda, anche gruppi, diciamo, no, non stati, gli Stati Uniti. Questo modello ora è diventato un po' il modello della Libia, dello Yemen, quindi davvero la Siria si è trascinata tutto con sé. Però per certi versi non è cambiato niente, nel senso che è rimasta, era ed è rimasta una battaglia per la dignità, per la libertà, identica. E, ricordo sempre quando hanno siglato una delle tante tregue di Aleppo, era la prima, e niente, io l'ho vista su YouTube perché ero in Italia in quel momento, era un venerdì, e nonostante appunto dopo mesi, finalmente i siriani potevano insomma riaffiorare alla luce, alla vita, io come prima cosa avrei cercato acqua, fossi stata lì in quel momento. Invece era venerdì e loro come prima cosa hanno organizzato una manifestazione, perché il venerdì equivale alla nostra domenica ed è giorno di manifestazione. E l'unica differenza rispetto al 2011, a quando tutto è iniziato, il 15 marzo 2011, è che invece di essere solo una manifestazione contro Assad, a quel punto era anche una manifestazione contro Al-Qaeda e contro, diciamo, i jihadisti. Però non era cambiato niente e prima o poi, insomma, vinceranno. La tua esperienza di Siria in che cosa consiste esattamente? Perché noi tutti l'abbiamo vista raccontata dalle TV, dai giornali. Tu l'hai vista proprio dal vero, eri lì in alcune delle fasi di questa guerra interminabile. Giorno per giorno, sostanzialmente, che poi è un po' la cifra del mio giornalismo, cioè vivo con le persone di cui scrivo. E quindi è stata la Siria vissuta con i più poveri, quindi avevo casa in quella che era l'area più povera di Aleppo, e con i siriani. È difficile, nel senso che quando vivi la guerra così, una guerra così, perché poi per fortuna non tutte le guerre durano 10 anni, sono arrivata che era una rivoluzione, appunto, no? Io non avevo in mente di diventare una corrispondente di guerra o altro, ma non avevo neppure idea di raccontare una guerra. Era una rivoluzione, era la primavera araba, non era tra l'altro solo la Siria. Semplicemente io sono arrivata che in quel momento, diciamo, il paese prima pagina sui giornali era la Siria, per questo ho iniziato dalla Siria. E l'idea era di un movimento che voleva aprire la libertà, quindi una cosa positiva. La mia idea era raccontare la storia della mia generazione, perché diciamo erano miei coetanei, no?
La storia della mia generazione, perché quella è una storia di esclusione. Poi naturalmente è chiaro che diciamo l'Italia non somiglia tanto all'Egitto di Mubarak piuttosto che alla Tunisia di Ben Ali o alla Siria di Assad, però diciamo l'esclusione, quindi non parlo della repressione, però l'esclusione sociale, la precarietà invece sono tutti temi che nostri. Ti riferisci soprattutto ai giovani? Sì, i temi diciamo sociali, quindi non quelli politici ma quelli proprio più sociali, più ecco l'idea, no, che sostanzialmente siamo anche esclusi dal anche dalle decisioni, dal un mercato del lavoro che è del tutto cambiato, per cui non, insomma, giovani ormai parliamo anche di fino ai 40-45 anni, cioè anche più di una generazione, no? Questo non avere spazio. Questa che era la storia della primavera araba, in parte per questi aspetti era anche la nostra storia. E infatti, dopo Piazza Tahrir, quindi l'Egitto, il movimento è passato alla Spagna, poi è passato a New York. Ora sembra una vita fa, però Occupy Wall Street, no? Zuccotti Park, fu ispirato esattamente dall'Egitto. Quindi io ero andata lì per quello, no? E quindi quando tu, giorno dopo giorno, in realtà, cioè voi a un certo punto avete visto la Siria in televisione, probabilmente quando, giorno degli attacchi chimici, forse è stata la prima volta, era agosto del 2013, la prima volta che davvero la Siria è finita, no? In tutto il mondo non si parlava che di Siria, però invece per me, per noi è stata, come dire, io ma ricordo passo passo, cioè sono arrivata che dire, era una questione di manganelli, cioè se ti andava male ti prendevi una manganellata da un poliziotto, poi dai manganelli siamo passati ovviamente ai proiettili di gomma, da proiettili di gomma alle munizioni vere. E poi non era più questione no, che ti sparassero, ma avevano i colpi dei mortai, quindi mettevano i carri armati, diciamo, intorno alle città. Poi dai colpi di mortai siamo passati agli elicotteri, dagli elicotteri siamo passati ai missili, dai missili agli aerei ai gas, dai gas all'assedio. A quel punto eravamo stravolti ed eravamo finiti in questa guerra che non avevamo idea neanche di come fosse possibile. Quindi hai visto un'escalation della violenza, sì, nell'arco di quanto tempo? Nell'arco, allora, dal 15 marzo 2011 al, ti direi, gennaio 2013. Quindi e a quel punto tu hai deciso di restare. Di restare, anziché come forse avrebbero fatto i tuoi colleghi. Ho deciso, immagino, di restare secondo me perché non ero... Ero all'inizio, diciamo, io ho studiato tutt'altro, non vengo, diciamo, dal giornalismo, ho un diverso background, nel senso che ho studiato diritto internazionale e l'ultima cosa prima di passare al giornalismo, lavoravo per Amnesty International in Italia, nel fundraising, e proprio perché era una cosa, insomma, che non mi interessava, cioè avrei voluto lavorare per Amnesty International ma non nel fundraising. E guardavo la primavera araba in televisione, ho guardato la Tunisia, ho guardato l'Egitto, ho guardato la Libia. A quel punto, insomma, volevo partire, volevo tornare in Medio Oriente, in cui invece avevo lavorato a lungo prima di passare ad Amnesty International. E quindi, diciamo, però la testa era sempre quella. Io ero all'inizio, io ho iniziato a scrivere nel corso del 2012, ma diciamo le mie prime cose sono del gennaio 2013, che è esattamente il mese in cui gli altri giornalisti vanno via, perché ormai la battaglia di Aleppo è iniziata agosto 2012, agosto-settembre. Dopo 3-4 mesi sostanzialmente si era in stallo e la stampa, ma non quella italiana, internazionale, diciamo, era generale, erano tutti ormai stanchi, diciamo, di questa battaglia, non c'era molto da raccontare, quindi sono partiti tutti anche perché gennaio è il mese in cui scadono sostanzialmente i termini per i premi di giornalismo di fotografia. Oggi il giornalismo si basa soprattutto sulla fotografia e chi scrive come me viene un po' dopo, quindi io non lo sapevo, ma gennaio era il mese del deadline dei premi di fotografia, del WordPress Photo. Metà gennaio partono tutti all'improvviso. Le foto c'erano? Perché le foto c'erano, la guerra, diciamo, era... Io poi capisco, nel senso che nel momento in cui non interessa più a nessuno, in un modo o nell'altro, insomma, devi anche lavorare, no? E non interessava più a nessuno, però per me la guerra non era finita e quindi... Quindi tu eri rimasta, esattamente ad Aleppo, in una città che era assediata, era una battaglia continua. Era divisa in due, da una linea del fronte che non era molto chiara, nel senso che... però era divisa in due e diciamo non era
tagliata sì, in modo netto, però era una metà sotto il controllo dei ribelli e una metà sotto il controllo di Assad, fino a quando poi onestamente il fronte vero è diventato il cielo, cioè sì, c'erano combattimenti via terra, però diciamo la Siria, la differenza vera è stata nella potenza aerea, cioè i ribelli, l'opposizione non hanno mai avuto, non solo non hanno mai avuto ovviamente aerei, ma non avevano armi, non avevano antiaeree, loro dicevano la nostra antiaerea è la pioggia, e quindi sostanzialmente la superiorità aerea. Non c'era modo di difendersi? No, assolutamente, quindi a un certo punto, poi tra l'altro l'esercito siriano, diciamo le cose sono cambiate, ecco, quando sono arrivati gli stranieri, che sono da un lato i jihadisti, che a un certo punto hanno iniziato a vedere questi jihadisti che arrivavano un po' da tutto il mondo, però anche dal lato di Assad, quando sono arrivati i russi, sono arrivati gli Hezbollah, quindi i libanesi, sono arrivati gli iraniani, e gli stranieri poi hanno cambiato da una parte e dall'altra questa guerra, che all'inizio era una guerra, come dire, tra siriani, e quindi erano siriani da entrambi i lati del fronte. Io ricordo le tante volte in cui ad Aleppo, appunto, il fronte era così vicino, si conoscevano, per cui insomma alcuni erano rimasti, no, avevano magari la famiglia, parlo di ribelli, quindi gente che combatteva, avevano la famiglia dall'altro lato del fronte, quindi quando sparavano rischiavano di prendere la propria famiglia. E poi invece naturalmente quando sono arrivati gli stranieri è cambiato tutto, ma perché in generale possono essere più o meno radicali nella loro ideologia, però è anche intuitivo che uno straniero, come dire, finita la guerra, torna a casa, mentre i combattenti locali sono comunque sempre un po' più moderati, per quanto io naturalmente sono pacifista assoluta, nel senso, per quanto possa essere moderato uno che usa le armi, però, come dire, i siriani, anche quelli più radicali che ho conosciuto, erano comunque più moderati, diciamo, del più moderato dello straniero, perché un siriano intanto era il suo paese, quindi aveva un altro tipo di legame. Poi la Siria, come tutti i paesi, era comunque un paese in cui si viveva insieme in un modo o nell'altro, no? Quindi sono connazionali in ogni assolutamente, caso. Assolutamente, quindi aveva comunque il vicino di casa, l'amico d'infanzia, uno era sunnita, l'altro era sciita, l'altro era cristiano, ma al di là di tutto, al di là di queste etichette qua, ognuno di noi è tante cose diverse, quindi tu puoi essere sunnita e l'altro sciita, però magari avete giocato a pallone da sempre, cose veramente di questo tipo. Tutto questo con gli stranieri viene meno, quindi la guerra è veramente, diciamo, stata stravolta dall'arrivo degli stranieri, però anche qui da entrambe le parti, non solo ai jihadisti. E tu appunto sei una pacifista, però in Siria lavori per un giornale, diciamo, più conservatore. Come mai hai fatto questa scelta di lavorare per quel tipo di giornale, che suppongo comunque ti abbia fatto conoscere il vero, come dire, estremismo religioso, e credi che ci sia un, come dire, si possa dialogare con le diverse posizioni, fazioni? Ma, io scrivo per Yediot Ahronot, che è il principale quotidiano israeliano, sono poi spesso ospite su Al Jazeera, che invece naturalmente è la principale emittente del mondo arabo-musulmano. Mi verrebbe da dire che sto a metà tra israeliani e palestinesi, casa mia è sempre Ramallah. Ramallah è la capitale, diciamo, temporanea dell'autorità palestinese fino a quando non si deciderà il destino di Gerusalemme. E casa mia è Ramallah, nel senso che fino a quando, appunto, io sto sì tra israeliani e palestinesi, però diciamo fino a quando ci sarà un muro, casa mia è da un lato del muro. E immaginiamo che sia quello più penalizzato. Sì. E questo che sia chiaro, casa mia è Ramallah. Però appunto quando dicevo non sto a metà, nel senso che una cosa tipica del giornalismo, soprattutto quando si parla di israeliani e palestinesi, che è un po' il conflitto per antonomasia, è si scrive una frase su uno, una frase sull'altro, no? Che è il modo migliore secondo me per non essere letti. Io non sto a metà, nel senso che io sono molto radicata sia tra gli israeliani sia tra i palestinesi. Quello che cerco, quello che tento è raccontare gli uni agli altri, quindi raccontare, come dire, i palestinesi agli israeliani, perché gli israeliani per un momento possano sentirsi come i palestinesi, e ovviamente perché i palestinesi per un momento possano sentirsi come gli israeliani. Quindi cercare di far dialogare le due diverse... No, io cerco, no, quello magari viene, magari no. Io cerco di la ragione per cui vivo, come qui è ad Alzano in Nembro, non è che
cioè che sia Gaza, che sia la Siria, che sia altro. E la ragione per cui vivo con quelli di cui scrivo è che voglio che il lettore si senta con me, esattamente dove sto, quindi proprio che senta, che è la ragione anche per cui ho una scrittura molto letteraria. E io voglio, racconto la guerra di Gaza, ma piuttosto che uno dei tanti raid israeliani, io ricordo la prima cosa che ho scritto, io venivo tradotta dalla Siria in ebraico. Poi la prima cosa che gli israeliani mi hanno chiesto di raccontare proprio specificamente per loro è stata una cosa che, tra le mille che accadono, non è niente di speciale: l'intifada dei coltelli, un periodo di tensione in cui si ammazzavano più o meno 3-4 al giorno, e aveva l'epicentro a Hebron, che è una città, diciamo, del sud, che è contesa tra israeliani e palestinesi perché ha un valore religioso per entrambi molto forte, soprattutto per gli ebrei. Della città con più problemi, senza dubbio, a parte Gaza. E io che ero molto di casa tra i palestinesi, perché io sono arrivata in Medio Oriente per lavorare per i palestinesi, no? E i palestinesi erano molto contenti. Io gli ho chiesto: ma se venissi qui e scrivessi poi, no, per questo giornale che è conservatore, tutto eccetera, mi aspettavo, insomma, che dicessero di no. Era anche un momento, appunto, in cui veramente si ammazzavano gli uni con gli altri. E invece mi hanno detto: assolutamente sì, ma magari potessimo avere tu che ci racconti. E io ho sempre detto: io sono temporanea, nel senso che scrivo per gli idiot fino a quando gli idiot non avrà un palestinese al mio posto. Prima o poi accadrà, io quel giorno tornerò a casa. Insomma, io dovrebbe capitare proprio una rivoluzione. No, capiterà. E quella volta, no, io vivevo in questa casa che era un po' l'obiettivo dell'esercito israeliano. Volevano prendere questa casa perché stava in cima a una collina ed era un po' un ritrovo degli attivisti. Io stavo lì dentro, però, no, e scrivevo per il nemico, per il loro nemico, eccetera. Infatti per me è stata una cosa molto da film, devo dire, soprattutto quando poi siamo stati arrestati tutti, l'esercito, cioè, si è piazzato dentro la casa, piano di sopra, io sono rimasta a piano di sotto chiusa dentro, e l'esercito non sapeva bene che fare, perché a quel punto chi ero io, no, là dentro, cioè da che parte stavo, e confondevo esattamente entrambi, no? Era esattamente dire da che parte stai, sei inclassificabile, quindi costringe entrambi a farsi tutta una serie di domande. Detto questo, io ricordo molto bene l'attacco di quel pezzo, e io vivevo, diciamo, i raid israeliani dal lato, diciamo, io stavo in una casa di palestinesi, no? Quindi per la prima volta gli israeliani hanno letto i loro raid dall'altro lato. E io raccontavo sostanzialmente la paura di tornare, ecco, dopo il tramonto. Perché sostanzialmente qualunque cosa fai tu sei sospetto, cioè tieni le mani in tasca, non le tieni, hai una cosa in mano, eccetera. Per gli israeliani, che a loro volta hanno paura naturalmente di te, per gli israeliani qualsiasi tua cosa è sospetto, e quindi al primo momento sparano. E quando mi hanno letto gli israeliani, che poi si fidavano molto di me, perché i israeliani mi vedono come una di loro, no? I palestinesi come una di loro, e gli israeliani dicevano: ma abbiamo capito, ma perché avevi paura? Ma sembra quasi che, come dire, che tutto potesse essere pericoloso, no? Esattamente così. Cioè che non c'è una logica, no? Nel senso che poi è vero, perché quello che vedi in guerra, ora capisco che magari da un punto di vista non è per sminuire le responsabilità di chi poi, come dire, combatte, di chi spara, di a chi ammazza, però è molto una questione di paura. Cioè quando tu stai a un checkpoint e chi sta al checkpoint ha paura di chiunque arriva, per cui, come dire, se poi spari per primo è un continuo sentirsi sotto minaccia. Sì, assolutamente, tutto diventa sospetto, tutto diventa. Quindi io ricordo che quando, ecco, lavoravo per i palestinesi, si aveva questa idea di dire: ah, ma gli israeliani sono, no, hanno l'esercito più forte del mondo, così, eccetera. Ma non esiste, cioè, nel senso, è vero, però poi quando il ragazzo, il soldato israeliano sta al checkpoint, lui non c'ha l'arma nucleare. Lui c'ha davanti uno che pensa che si fa esplodere. E spesso ha paura. È un giovanissimo. Assolutamente. E ha paura. Un 19enne. E ha paura. Ti faccio una domanda a bruciapelo, perché il nostro tempo sta per terminare, ma questo discorso potrebbe, immagino, andare avanti per delle ore. Gli estremismi e le religioni. Conosci molto bene il Medio Oriente, dove diverse religioni cercano di abitare, ma a volte non riescono proprio a convivere, e lì sono nati anche le forme più radicali. Sono, secondo te, un ostacolo insuperabile alla pace, o hanno un contributo da dare
in senso positivo. No, assolutamente, anche perché in realtà poi le regioni si somigliano molto nei loro nuclei fondamentali, e quello che si nota proprio con chiarezza è che quando il conflitto, come dire, viene raccontato come un conflitto religioso, in realtà è molto strumentalizzato politicamente, quello proprio si nota chiaramente. Anzi, direi che quando si è di fronte a credenti, per credenti non intendo tanto, noi siamo abituati ovviamente, essendo noi italiani, il credente, il cristiano e tutto, mi riferisco al credente jihadista, perché nel senso poi quando tradurre, no, jihad alla fine, no, è la strada, la via, quindi jihad in genere è l'impegno per sostanzialmente vivere secondo la parola di Dio. E quindi il jihadista in realtà è uno che crede, tanto che se vogliono, ora magari in questi anni un po' meno, però diciamo i musulmani credenti, praticanti, quando vogliono veramente farti un complimento, per loro tu sei un jihadista. Ora non lo dicono più per non essere frantesi, però diciamo è quello il perché senso. Perché per noi jihadista è sinonimo di un estremista, pericoloso. Invece il senso della parola è quello, cioè è quello. Noi diremmo che uno che vive secondo il Vangelo. Una persona coerente. Esattamente, la coerenza, cioè perché esattamente uno che dice questa è la parola di Dio, io provo a realizzarla, che è la definizione di credente di fatto. Quindi tu trovi che chi è coerente è più utile alla pace che non mantiene la parola. Mantiene la parola, quindi quando si negozia, quando si tratta con credenti che siano appunto come noi siamo abituati, i tanti cristiani del Medio Oriente o gli ebrei o i musulmani, quando, perché poi tanti sono, come dire, ebrei, musulmani o cristiani solo, come dire, di etichetta, no? In realtà il laicismo è anche molto diffuso. Quando invece tu sei davanti al vero credente, inclusi gli estremisti, c'è una caratteristica che ti semplifica la vita, che mantengono la parola. Quindi sono, diciamo, uomini d'onore, diremmo noi, se non fosse che richiama un po' il padrino. Un contesto, no? Completamente il problema diverso. È che in una regione, invece, in un pezzo di mondo come il Medio Oriente, in cui poi, come dire, tanti sono criminali e basta, quindi c'è anche molto clientelismo, corruzione, affari, contrabbando, c'è anche molto di questo. Quando invece sei davanti ai credenti, quindi a quelli mossi dalla religione, è più facile perché hanno dei valori e quindi, come dire, sono anche più prevedibili. Sai che nel momento in cui tu sei corretto con loro, loro saranno corretti con te e saranno corretti tra di loro. Quando tu invece sei davanti al trafficante d'armi, piuttosto che al jihadista che sta lì per ragioni di potere e non, ecco, come la maggior parte, jihadista in senso nostro, diciamo jihadista quello di Al-Qaeda, eccetera. Nel senso di terrorista. Ecco, nel senso di terrorista, quando tu sei davanti a quello lì, sostanzialmente è tutto molto molto complicato. Quindi il vero nemico non è l'identità, ma la bramosia del potere. Sì, sostanzialmente sì, e poi tutto quello che ti rende... sì, che ti fa diventare così. C'è anche molto... molti di questi, io penso agli afghani, penso agli iracheni, anche i più violenti, più brutali, vengono da hanno delle biografie che sono terribili, quindi sostanzialmente è un ciclo un po' di vendetta che... c'è una storia che pesa sulla loro, sì, memoria, sì, assolutamente, collettiva, che non giustifica, perché poi c'è anche questo molto tra giornalisti, ecco, questo giustificare dicendo, ora semplifico, l'infanzia difficile del terrorista. Giustamente poi quelli che non sono diventati terroristi dicono anch'io ho avuto un'infanzia difficile, ma non per questo, no? Comunque immaginiamo che ci sia una coscienza. Sì. No, nel senso, quindi è molto molto, no, perché questo è accaduto con alcuni giornalisti, in particolare anche gli italiani in Libia, no? Con i trafficanti, il trafficante, sono diventato trafficante perché da bambino, no, mio padre, ma tanti hanno avuto problemi da bambini, ma non sono diventati trafficanti. Quindi, come dire, d'accordo, riconoscere, come dire, le ragioni che ti rendono quel tipo, però senza giustificare, è una linea molto molto sottile, perché è chiaro che come giornalista tu stai lì per comprendere le ragioni di tutti, però senza dimenticarti che in circostanze difficili altri hanno scelto. Certo. Io ricordo sempre Alex Langer quando diceva in guerra bisogna parteggiare per i disertori, cioè c'è sempre poi chi ha disertato, no? Quindi... chi si è tirato indietro, che in guerra, insomma, mi sembra un'ottima scelta quella di dire non partecipo a questa follia. È la libertà di chi decide di stare dalla parte dell'uomo.
Sì, anche se naturalmente poi sono guerre complesse, nel senso che appunto uno pensa alla resistenza, al fascismo, no? È chiaro che per fortuna noi non abbiamo avuto davanti queste scelte. Detto questo, nella mia esperienza, sono l'unica cosa che posso dire, diciamo, con un minimo di orgoglio, è che sono stata comunque in guerre molto molto complicate, in cui i civili sono stati letteralmente massacrati, però non ho pensato neppure per un momento, quando eravamo sotto bombardamento ad Aleppo e stavamo morendo tutti, non ho pensato neppure per un momento che un intervento armato, per dire, degli Stati Uniti piuttosto che della Russia, insomma altri bombardamenti, potessero fermare quei bombardamenti. Cioè generalmente, perché uno dice, io ricordo quando stavo al liceo, no? E c'era o all'università c'era la guerra in Kosovo, io le manifestazioni contro la guerra in Kosovo, contro i bombardamenti della NATO, piuttosto che, ero molto più piccola, ricordo vagamente in televisione la guerra, le due guerre del Golfo, no? E io ovviamente ero contro. E ecco, ora che invece ho molta più esperienza e tutto, non ho cambiato idea, nel senso che anche adesso, perché in genere quello che dicono i pacifisti è: ma se tu fossi il civile sotto bombardamento eccetera, non vorresti che ti venissimo a salvare, no? Bombardandoti eccetera? No, nel senso che ora posso dirlo, esperienza diretta, a differenza di tanti generali della NATO, no, nel senso che più bombardamenti sono più guerra, non sono meno guerra, non servono a niente. Con la guerra non fai la pace. Sì, assolutamente. Grazie. Grazie mille Francesca. Francesca Borri, amici, abbiamo citato dei posti che forse non tutti conoscono benissimo, quindi compito a casa, andiamo a cercare una cartina, dov'è Gaza, Ramallah, Aleppo. Francesca Borri si può leggere, è un'autrice. Su Einaudi, Bompiani. Il prossimo articolo quando uscirà? Tra 2 settimane, sul venerdì di Repubblica. Bisogna vedere quando esce il nostro podcast. A cavoli. E quindi lasciamo questo mistero. Andate a cercarla su internet e troverete tutto. Grazie mille per questa. E adesso aperitivo. Cin cin. Facciamo? Io l'ho già finito, ma...